Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a differenza degli altri video, partiamo con i piedi e vi faccio vedere questi scarponi stivali anfibi, i Sarma TST Alpino, venduti dalla Varustelica, che troverete tutti i link in descrizione, perché è un'azienda che vende tantissimo materiale non solo per i bushcraft, ma anche per caccia. Giaccone in pantaloni militari, vendo un po' di tutto dell'ambito survival, militare, caccia e bushcraft. Come avrete già visto dalle prime immagini, questi scarponi sono, diciamo, non prettamente da trekking, ma io le vedo più per un ambito caccia, survival e per chi vuole un anfibio, un stile militare. Anche se nulla toglie che lo potete usare anche per le vostre escursioni. Dico questo perché, come vedete, il collo della scarpa è molto alto, è più uno stivale, più un anfibio. Ovviamente sul loro sito ci sono tutte le descrizioni del prodotto, delle caratteristiche. Io ve le illustro un po' velocemente. Le caratteristiche principali è che nella tomaia, nella parte inferiore, ha un isolamento speciale nella suola con un gel isolante Primaloft che previene la dispersione di calore tra il piede, la pianta del piede e il terreno. Quindi, se voi andate in climi freddi, tipo sulla neve, sul ghiaccio, magari con le ciaspole, roba del genere, questi qui prevengono la dispersione del calore, che non è una cosa da poco. Il peso è di circa 2 kg. Parte superiore è in pelle. La Varustelica è un'azienda che produce questi stivali e i loro capi d'abbigliamento e attrezzature sono realizzate per i militari e le forze dell'ordine. Quindi gli standard sono molto elevati, in particolar modo per le forze di difesa finlandesi. Quindi prodotto in Finlandia, qualità finlandese e standard militari finlandesi. Quindi la qualità è molto molto alta. Ho appena visto che sul loro sito sono in sconto. Ovviamente io non ci guadagno nulla. Se volete potete andare a dare un'occhiata, come no, però io vi segnalo questa offerta. Io questi stivali li ho usati per tutto la giornata dello scorso test all'accetta e devo dire che mi ci sono trovato bene, non ho avuto problemi né dolori al piede, al tallone, vesciche del genere, niente, sono veramente comodi. Le taglie che riportano sul loro sito coincidono con le nostre taglie, quindi un 43 sarà un 43, un 44 un 44. Non vessano né larghe né strette, quindi prendete il numero che vi serve, che avete alle scarpe. E devo dire che sono veramente robusti e resistenti. Anche all'acqua, provati in un piccolo fiume, e mi ci trovo veramente veramente bene. La qualità costruttiva è di alto livello, come vi ho già detto. Magari si graffieranno, si consumeranno col tempo, però dato che sono oggetti che vengono usati anche dalle loro forze dell'ordine, mi sento veramente sul sicuro. Come si può vedere, all'interno è realizzato in maniera veramente ottima. Cuciture, imbottiture sono tutte di qualità superiore alla media. Comodo, imbottito, tutto realizzato in pelle. Che dire, un buon prodotto. Io l'ho trovato sul loro sito, si trova a circa 139 euro da 220 euro e quindi è un prezzo molto molto valido per uno scarpone del genere. E io mi sento di consigliarvelo perché se volete uno scarpone per andare a caccia, per andare a fare qualche escursione, bushcraft, magari anche in climi un po' più particolari, questi qui sono veramente un buon prodotto, soprattutto per quelli che non vogliono spendere 200-300 euro per uno scarpone. Questi sono un buon punto di partenza, dato che sono a sconto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like. In descrizione trovate tutte le informazioni della loro azienda, del prodotto che vi ho fatto vedere, dello scarpone. Link al loro sito. Se volete iscrivetevi al canale. Nei prossimi video vi farò vedere altri due oggetti di questa azienda che ho scoperto per caso, ma è veramente veramente
un sito pieno di roba veramente top. E noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video.